Sindaco, la giornata finale di un percorso durato un anno, laboratori nelle scuole, progetti con i bambini, che si conclude con la giornata del gioco, divenuta modello per molte altre città. Sì, è la chiusura di un percorso durato un anno con le scuole, laboratorio della città dei bambini e delle bambine, Villa Falanga, quindi un percorso che ha visto le scuole protagoniste insieme al comune di una progettualità extrascolastica, ma che diventa ormai all'interno delle scuole perché co-deciso con loro. Oggi è la giornata di chiusura, un percorso bellissimo con tante personalità e la volontà ovviamente che i giovani si possano rendere partecipi e primi attori della città. Zone chiuse al traffico per un giorno per far sì che i bambini con le scuole possano giocare. Sì, noi siamo presenti sul territorio sempre, uno dei nostri motti è noi ci siamo sempre, siamo presenti sulla piazza di Napoli nella regione Campania e siamo inseriti nel territorio, soprattutto qui di San Giorgio a Cremano. Poi vedere questi ragazzi, vedere i loro sorrisi, vedere la loro gioia, la loro energia, la loro spensieratezza ci dà forza perché sono il nostro futuro. Quindi essendo il nostro futuro noi siamo con loro e cerchiamo di supportarli al meglio delle nostre possibilità. Una festa dei bimbi legata al diritto al gioco, alla creatività, alla vita personale dei bambini e che San Giorgio ha sposato da anni in maniera completa, offrendo anche una villa ai ragazzi, come sapete, e naturalmente questo grazie al sindaco Zinno che parte veramente sempre dai bambini nelle proposte e nei problemi e dal coordinatore del laboratorio UNICEF Bambini e Bambine che è l'architetto Langella. Un bel lavoro, una bella squadra, un comune che crede nei diritti dei bambini e che li mette in atto. Così l'articolo del gioco, l'articolo di fede diventa articolo di vita. We'll be right back.